Con il dottor Franco Scadurro, responsabile area medica e presidente onorario del Mazara Calcio, per analizzare questa prima parte di campionato, un Mazara sorprendente, fin qui un girone d'andata chiuso a 28 punti dopo 15 partite, forse neanche, diciamo, nelle ipotesi più fantasiose all'inizio del campionato. Direi proprio di sì, guardiamo la classifica e la guardiamo con grande orgoglio e con la convinzione di aver messo su, grazie al mister, a tutti i dirigenti, un gruppo meraviglioso. Dino Marino oggi, prima della partita, non l'ho visto mai così teso, aveva le sue ragioni. L'ho convinto che questi ragazzi avrebbero dato tutto, ma l'ho convinto sotto l'aspetto fisico, perché prima che iniziasse questa gara delicata e importante stavano tutti bene. Ma ha detto bene il mister anche in conferenza stampa, eravamo contati, quindi la mia preoccupazione da medico era che qualcuno si potesse infortunare, anche con uno stiramento, con un'elongazione, con uno strappo, perché essere contati in 11. Poteva la squadra andare incontro a questi rischi, a questi pericoli. Così non è stato. È stata una magnifica giornata, una magnifica partita, dettata dalla voglia di voler dire e sottolineare che c'è una squadra in questa città che ha chiuso il girone d'andata, direi nel migliore dei modi. Non ce ne vogliano quelli dell'altra sponda, ma il Mazara in classifica ha un punto di vantaggio. Forse qualcuno dimentica che all'inizio del campionato dall'altra sponda si facevano voli pindarici, noi con i piedi per terra abbiamo parlato sempre di una salvezza. Mi pare la salvezza sia quasi a portata di mano. Ma non voglio fare polemiche, siamo sotto il Natale, anzi ne approfitto per fare gli auguri di un sereno Natale a tutte le famiglie mazzaresi e non, ai calciofili di questa provincia, a chi ama questo pallone o questa sfera, come la vogliate chiamare. Perché chi ama il calcio deve assistere anche a queste partite dettate dal cuore. Era una giornata particolarissima, stanno giocando, mentre noi stiamo effettuando la conferenza stampa, due magnifiche squadre che si stanno giocando il campionato del mondo, eppure i fedelissimi non ci hanno abbandonato. Questo è stato un grande segnale. Ecco, appunto, nonostante un appuntamento di sicuro richiamo come la finale della Coppa del Mondo, comunque la gente ha riempito per quanto possibile gli spalti del Nino Vaccari, il sostegno non è mancato, i ragazzi in campo hanno ricambiato, presumo, facendo il miglior regalo di Natale, 3 punti. Sì, sotto l'albero ci hanno consegnato altri 3 punti. Io ho parlato poc'anzi, prima di venire qui in sala stampa, con i miei dirigenti, che voglio un grande bene, li ringrazio perché sono stati molto vicini a me in un momento difficile della mia salute, che ho superato, spero, in maniera positiva. Li abbraccio, li ringrazio veramente. Sono stati dei grandi, mi hanno dato una carica. Vorrei citare Roberto Bucca, Salvatore Cangitano, Davide Titone, che vorrei ricordare è stato colui che ha salvato il Mazara. Non me ne vogliano altri, però questa è la pura verità. Chi vuole predicare il contrario dice delle grosse bugie. La verità è che il Mazara è giallo-blu, la verità è che questa città ama questi colori, la verità è che il Mazara rappresenta questa città. E noi siamo orgogliosi di tutto questo, ovviamente. Però ci sarà un girone di ritorno, i dirigenti, coloro che si occupano del calciomercato. La Manna e il nostro direttore sportivo Scarcella. A proposito, voglio dirvi che dopo di me sarà interpellato proprio il nostro direttore sportivo, il nostro DS. Perché? Perché vuole dire tutta la verità. A me non piace quando qualcuno vuole sentirsi eroe anche nella stampa locale. Io dico che bisogna rispettare i ruoli, quando si devono apprendere le notizie si devono apprendere dalla fonte. La fonte è il Mazara Calcio, la fonte è il nostro ufficio stampa diretto da te Luca in maniera encomiabile, in maniera superlativa. E quindi vengono fuori tante chiacchiere, tante discussioni. La verità la dirà adesso il diretto interessato, che fa parte della nostra grande famiglia. Con orgoglio dico ancora una volta che sotto questo albero di Natale abbiamo trovato un grande Mazara. Spero di ritrovarlo anche nel girone in ritorno. Saremo più che mai compatti perché il Mazara merita rispetto da parte di tutti. Non ci resta che fare gli auguri di Buon Natale e buone feste. Sì, sicuramente. A chi soffre in questo momento, vi parla uno che ha sofferto abbastanza, chi si ritrova magari nei prossimi giorni in una corsia di ospedale, o chi si ritrova anche in situazioni che fanno parte della vita, perché
Io nelle mie trasmissioni, ai tempi che furono, dedicavo anche un pensiero bello al Natale anche ai carcerati, agli ammalati, alla gente che ha bisogno del nostro aiuto. E ve lo auguro col cuore a tutti, veramente un sereno Natale, ne abbiamo davvero bisogno.